Sotto un coprifuoco di guerra, anche se una guerra qui non c'è soltanto un nemico invisibile. Tavoli di locali e ristoranti al centro della piazza, esibizione di danza e performance canore. La manifestazione andata in scena sabato sera in Piazza del Popolo ha nuovamente raccolto voci, testimonianze e questa volta anche vere e proprie rappresentazioni di tutte le categorie che si sono trovate colpite dai provvedimenti del nuovo DPCM. Presenti i primi cittadini di Pesaro e Fano, Matteo Ricci e Massimo Seri, che hanno portato un messaggio di solidarietà a tutte le realtà colpite. Minore il numero di persone presenti rispetto alla manifestazione indetta da Confcommercio la scorsa settimana. Il sentimento di partecipazione, però, è stato forte come la prima volta. La nostra paura è che fosse l'intervento politico, invece noi abbiamo avuto due primi cittadini che si sono uniti per stare vicino a noi. Io prendo spunto da questa, dalla loro presenza, per dire ulteriormente che vogliamo da domani essere gli interlocutori dei tavoli tematici per decidere il nostro futuro insieme e non cose che vengono imposte dall'alto con 400 soloni da Roma che decidono la chiusura dei ristoranti alle 18 quando i ristoranti alle 18 sono chiusi. Quindi devono capire come funziona la vita reale e sta gente che prende migliaia di euro di stipendio al mese non lo sa perché la vita reale non l'ha mai vissuta. Sui tavoli collocati a fianco della fontana, candele cimiteriali per rappresentare le ingenti difficoltà economiche riscontrate dal mondo della ristorazione. E poi musica e canzoni dal vivo, per dar voce alle categorie delle palestre, dello spettacolo e della cultura, settori fortemente penalizzati. Artisti non ci si inventa, non si sale su un palco dalla mattina alla sera, ma c'è una grande, pesante formazione che si fa da piccoli poi per tutta la vita. Quindi è uno dei mestieri più faticosi che esista e quindi rivendichiamo semplicemente la dignità di essere lavoratori dello spettacolo che meritano di attenzione, soprattutto in un paese come quello dell'Italia, in cui la cultura è vanto nel mondo. Abbiamo avuto l'onore di fare delle tournée internazionali, gli altri cittadini del mondo ci guardavano come fossimo degli dèi e quindi se nel mondo siamo considerati così importanti, noi in Italia dobbiamo sensibilizzare al massimo questa categoria.